Allora, sono Angela Martorana, io ho il mio ruolo nella Via Crucis è Maria, la mamma di Gesù. Io è da più di 20 anni che faccio la Via Crucis, sono partita dal popolo, Via Donna, Veronica e sono arrivata alla Madonna. Sono stata ferma circa 3 anni, ora mi hanno ricontattata e sono qui per fare di nuovo, per avere questa bella esperienza. Cosa rappresenta la Via Crucis per Ficarazzi, secondo lei? Allora, la Via Crucis per Ficarazzi è una tradizione che va avanti da tantissimi anni, e anche quando non ero nata io, tant'è che mio nonno e mio papà avevano una parte nella Via Crucis, ed è una tradizione popolare molto importante e poi ci avvicina molto alla Pasqua. Quali sono i ruoli, secondo lei, interpretati meglio dagli attori principali di questa Via Crucis? Diciamo che tutti i ruoli sono importanti, dal più piccolo al più grande, perché ognuno di noi mette passione, su questa cosa, quindi non mi sento, non ho un nome in particolare per dire chi è più bravo o meno bravo. Lei da cattolica ricopre il ruolo della Madonna, un ruolo principale. Lei è una mamma di due figli. Cosa significa? Cosa avrà provato Maria dando in sacrificio il proprio figlio? Ma infatti io ho iniziato a trovare Maria da quando non ero sposata e non ero mamma e devo dire che ricoprire questo ruolo da mamma è un'emozione ancora più forte perché per una mamma perdere il proprio figlio è una cosa crudele, cioè non dovrebbe mai una mamma subire questo grandissimo dolore. Se dovesse invitare i suoi compaesani, cosa direbbe per attrarli a questa giornata di spettacolo e di tradizione? Allora, io dico la verità, venite, vi aspetto tutti i giorni 8 aprile alle 20 a Piazza Castello perché quest'anno non è un modo di dire, ma la verità, quest'anno la Via Crucis sarà molto, ma molto più bella rispetto agli altri anni perché ci saranno molte cose nuove, molte musiche, molte scene e tante, tante sorprese. Quindi vi Grazie Angela aspetto. per il tempo che ci hai dedicato e E una buona saluto serata. Figarazzi Blog.